Lo ha fatto sapere il portavoce delle Ferrovie Indiane del Sud-Est, Aditya Chaudhuri, nell'aggiungere che sono terminate le operazioni di recupero dei passeggeri feriti, molti dei quali in gravissime condizioni. L'incidente è stato il quarto più grave della storia ferroviaria indiana. Almeno 2000 i soccorritori della Protezione Civile e di altre agenzie impegnati in una lotta contro il tempo per estrarre persone ancora vive dai vagoni dei tre treni. Coinvolti due convogli passeggeri e un merci, a seguito del deragliamento di uno dei due treni passeggeri. I cadaveri sono stati trasferiti in una scuola della città di Balasore. L'amministrazione distrettuale ha fatto sapere di avere avviato i lavori per trasformare in morgo un capannone nell'area industriale. Passaggio necessario per consentire l'identificazione dei corpi da parte dei parenti. Secondo una prima ricostruzione, c'è stato il deragliamento di una decina di carrozze dello Shalimar Chennai Coromandel Express vicino a Baleswar andando a finire sul binario opposto. Un treno proveniente da Yeswantpar e diretto a Howrah si è schiantato contro quei vagoni provocando il deragliamento delle sue 3 a 4 carrozze, ha detto il portavoce delle ferrovie Amitabh Sharma.